Uè ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi sono al 500° giorno di login. Vi farò vedere tutto il mio account per intero. Certo che arrivare al 500° giorno e beccarsi due mini lama non è la miglior cosa, raga. Cogliamo l'utilità, aggiungiamo questi due mini lama alla mia collezione di 442 mini lama. Grazie gioco, ora ne ho 444. Allora, per partire a farvi vedere il mio account, innanzitutto partiamo dagli eroi. Ho fatto un video in cui vi elencavo tutti i miei eroi potenziati, da quel video ne ho potenziati tantissimi altri. Una fila è da 8 eroi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Quasi 13 righe, quasi 13 righe di eroi al 130. Raga, che facciamo? Non completiamo la 13esima riga? Dai, completiamola insieme. Ecco qui, raga. Allora, abbiamo le mie 13 righe di eroi al 130. Però potrebbe essere sfuggito qualcuno tra i preferiti. Infatti no, abbiamo tutti i tre preferiti. Sono 104 eroi al 130. Ho ancora 5 milioni e mezzo di pie superstiti in attesa di nuovi potenziamenti, nuovi vantaggi e nuove perk. Per ora questo è quello che ho ottenuto. I miei equipaggiamenti eroe. Allora, partiamo dal quinto, che è quello che uso personalmente di più, che è la mia amata Fiona. Ma comunque hanno messo nella schermata di home di Fortnite la mia Fiona il giorno dopo che io ho cambiato l'immagine del canale con appunto Fiona. Che saranno gli illuminati, raga? Bellissima, non vedo l'ora di poterle togliere il casco anche a lei, visto che ha la testa di Ed Hunter. Secondo me prima rifaranno la reskin, troveranno il corpo di un ninja da mettere a questo vero ninja e poi potremo togliere il casco, secondo me. Spero di sbagliarmi, perché spero che gli rimanga la testa di Ed Hunter. Poi abbiamo una delle build più divertenti, secondo me. Questa l'ho tenuta dal primo giorno che hanno introdotto questo sistema, ed è la build che congela qualsiasi tipo di zombie. Un po' modificata, perché mi sono messo in modo da utilizzarla anche in qualche difesa scudo, e mi trovo molto comodo a utilizzarla, anche se non la utilizzo molto spesso. Poi ovviamente abbiamo il farmatore al terzo slot, quindi la build sul farmatore rimarrà sempre qua, perché ogni tanto mi lancio a farmare, appunto, perché io farmo anche per voi. Questo invece è lo slot del video di ieri. Io in genere tengo i primi due slot per fare i video, solitamente, Poi ci sono periodi che magari uno lo tengo più fisso, lo tengo un po' più là, tipo in questo caso, vedete qua, avevo fatto il video delle trappole super caricate, però questa build non era tanto importante, ecco perché non ve l'ho fatta vedere. Io mi sento molto professionale usando Kyle Megabase, ovviamente, quindi è uno dei miei preferiti. Ecco i miei difensori, sì, in effetti potrei tirarmi su quello con la pistola e quello col pompa, anche se non prediligo questo tipo di difensori solitamente. Infatti, se vedete, io ho potenziato solo quello con la spada, quello col mitra e quello col cecchino, perché sono gli unici che in teoria uso. Adesso, lei era dell'evento dell'anno scorso, quindi quest'anno non l'hanno rimessa Val ottenibile. Fatemelo sapere, raga. Voi ce l'avete questo difensore qua? Perché molte persone non sono più riusciti a ottenerla. Ecco le mie squadre superstiti. Ancora da sistemare, perché vi ricordo che dovete semplicemente puntare tutto sulla fortuna dei superstiti, del trovare tutti i mitici e tutti i superstiti con personalità diverse. Io purtroppo ho due litici pragmatici. Ho purtroppo due mitici pragmatici, quindi di conseguenza non riuscivo all'epoca a fullarmi tutte le squadre, per farvi capire, no? Ok, vedete qua, per esempio, potrei già cambiare, mettergli uno di personalità abbinata, però lo farò dopo questo video sicuramente, non mi metterò a farlo ora insieme a voi. Queste sono le mie squadre, certo, non sono nulla di che, potrebbero essere sistemate molto molto meglio, però non ci lamentiamo, no? Perché d'altronde è il gioco che decide lui che superstiti darci. Io permetto che non ho speso tantissimi soldi nei lama personaggi, anzi, forse non ho speso proprio soldi su Salva il Mondo. Se ho speso soldi per i lama, quando c'erano ancora le armi Legacy, mi ricordo, mi ero comprato qualche lama arma, e questo non ve lo nascondo. Ma perché all'inizio, raga, non vi davano i progetti. Cioè, io mi sono fatto tutta Vallarguta col progetto di un bulldozer viola, che facevo anche schifo. Però era l'unica arma che avevo. Dopo la fine di Vallarguta mi hanno tirato dietro il rasoio energia, anche quello era Legacy all'epoca. Però fino ad allora io non avevo nulla, quindi ogni tanto mi compravo questo lama arma sperando di trovare l'arma energia del secolo, no? Capite? E ho anche molti superstiti comunque
in futuro da poter utilizzare altri tanti mitici da dover sistemare barra tenere in caso aggiungano altre squadre. Vabbè, i potenziamenti non penso ci sia bisogno di farveli vedere in quanto è tutto maxato, raga. La ricerca pure, però può essere bello agli occhi vedere tutto maxato. Passiamo alla parte importante dei progetti. Suddivideremo le armi, dalle armi da mischia alle trappole. Tutti i miei progetti full perk. Allora, tutti quelli al 130 non sono tutti full perk perché ne ho potenziati molti che vorrei potenziare in futuro. Però non so bene quanti progetti io abbia full perk. Sinceramente non mi va neanche di contarli. Però li vedremo molto molto velocemente insieme. Allora, apparizione, l'aquila calva, il bazooka, bobcat, bulldozer. Questa no. Cigno, colpo rapido, idra. Axo con perk originali di divertimento. Infatti non fa tanto male. Fuoco drago, fucile tubo vuoto, fucile di precisione tubo vuoto, frostbite, dispositivo di lancio quadruplo purtroppo non è ancora full perk come questo, lancia palle di neve, lancia uova di Pasqua, lancia Halloween, lanciatore nobile, macchina da scrivere, mitragliatrice al mercurio, morte tascabile, obliteratore, schioppo, schiantadiga, scavafosse, questo no, rubacuori, rasoio, e ranger no, potere del drago. Scudiere sincero, soffio di drago e lo spettro silenziato purtroppo ancora no. Il super trinciatore, la vendetta di Jack, la Whisper 45 e questo è Legacy con la perk buggata. E poi abbiamo anche i miei progetti al 106 che ancora non sono sicuramente full perk, a parte un martello e a parte la nottola e lo sbrecciatore. Eccoci sulle spade. Allora, affettatrice Vindertech full perk, corsaro full perk, demolitore a vapore full perk, falce al neon full perk, falce elegante full perk. Barone con velocità di movimento full perk, lama spettrale è la mia preferita full perk. Polverizzatore, pugna leone terzo, pugno del drago. La sottoterra dovrei cambiargli l'utilizzo perché non è più utile così. Spada tubo vuoto. E un altro barone però questa volta con la corazza, sempre full perk. Ecco perché questo ce lo potenziamo anch'esso al 130. E mi starete dicendo, sì, Kino, ma che spreco avere due martelli. Raga, se lei pick purtroppo decide di punto in bianco di mettere un martello modificabile a nostro piacimento e possiamo mettergli tre perk di ogni generalità, allora io non ci posso fare nulla. È ovvio che mi tocca collezionarmene anche due. Anzi, vi dico la verità, se potessi mi farei anche un terzo con i danni critici. E queste erano le mie armi, la spada Krypton con la perk buggata, guardate ragazzi. Passiamo alle trappole. Con le trappole, raga, è un po' ambigua la cosa, perché alla fine basta avere, secondo me, le cose essenziali. E poi il resto, non so, ogni tanto ve lo fate craftare da qualcuno se non riuscite con le risorse, perché ricordiamo che non è semplice farmare tutti gli stravantaggi leggendari, eccetera, eccetera. Io per il momento ho gli aculei di legno terra, full perk. Campo elettrificato da soffitto, full perk. I dardi no. Le dinamo, full perk. I falò confortevoli, full perk. L'inibitore pattuglie non esistono le perk. I pugni ovviamente full perk, importantissimi. Trappola a gas e sbalzatori. Allora, raga, secondo me, quali sono le trappole da potenziare per principio? Prima di tutto le gas, poi gli aculei di legno, poi i pugni. Sono, secondo me, le tre trappole più importanti del gioco, perché sono quelle che ci aiuteranno ad avanzare, sono quelle che è più semplice spammare in giro. Non ho mai visto nessuno spammare campi elettrificati da soffitto, anche perché, sì, è vero, c'è gente che li spamma, ma molti sbagliano. Vedo molti spammare campi elettrificati da soffitto con la tempesta di tipo fuoco, che ne metti uno al 130 e non toglie neanche mezza vita a un piccoletto. Quindi, raga, fate molta, molta attenzione. Ecco il mio zaino. Allora, c'ho un po' di scaglie, un po' di ossidiana, un po' di malachite. Le efficienti che mi servono tantissimo per craftarvi le armi, raga, se no non ce la faccio. Le lucide purtroppo le sto finendo, un pochino di spago intagliato, un pochino di quarzo, un po' di carbone, il nastro adesivo veramente tanto, resina, un po' di polvere ossidata, polvere nera, la polvere verde che di solito la elimino direttamente. Poi abbiamo roba all'uno, raga, che purtroppo ho fatto qualche difesa scudo di qualche iscritto. E c'ho un po' di roba trash. Minerale grezzo, batterie, assi, viti e bulloni. Insomma, ho un po' di risorse anche per continuare la mia sopravvivenza, no? Le mie trappole craftate, eccole qua. Non sono tantissime, più che altro un paio di sacche di ogni tipo. Io tendo sempre a ricraftarmi i pugni perché sono le cose che faccio fuori di più. Sono le cose che faccio fuori di più. Ecco perché tengo due stacche al 106. Uso la polverinera che trovo in partita e mi crafto i pugni al 106. Vabbè, colpi, armi da mischia, io non tengo tante armi craftate,
Certo, molte volte ho anche una ventina di armi craftate perché me le droppano, però tendo sempre ad avere lo zaino molto molto pulito senza troppe armi ad intralciarmi. Ora, questo P90 è qui per sbaglio, ma è perché ho finito lo schioppo nella scorsa partita, no? Il deposito, raga, il deposito me l'avete chiesto in tantissimi. Non so, il mio deposito non ha tanta roba, Quanto più, allora, c'ho un lancia Halloween Legacy che sinceramente, non mi interessa manco tenermelo qua, non so neanche io perché l'ho messo qua. Fa niente, per il momento lo tengo lì. Un po' di trappole di scorta. Poi ho i ruggiti buggati del mio amico norvegese, che questi, raga, secondo me questi valgono oro. Cioè, non so come la gente non gli abbia dato ancora valore, ma secondo me vale oro. Poi abbiamo un super trinciatore Legacy con tantissima probabilità di critico. Questo lo vedrete sul canale molto molto presto. Un po' di gas di scorta, raga, che non si sa mai, magari dobbiamo partire in campeggio con gli amici, no? E allora dobbiamo mettere la tenda. Che fai? Fuori dalla tenda non te la metti una gas? Giusto per i topi che entrano? La falce al Neon Legacy, che vi ho fatto vedere anche il video. Un altro ruggito buggato al 106. Poi abbiamo i miei cristalli di raggio, di cor lucente, di scaglia buia. E abbiamo un po' di efficienti. Le efficienti sono oro per me, raga. Queste me le terrò nel deposito per sempre. Poi abbiamo un po' di spago intagliato e un po' di minerale ossidata, polvere minerale ossidata. Che dire, questo era il mio deposito. Certo, non è pieno di raggio, come tutti voi avreste sperato. Nel registro raccolta, raga, sono arrivato a livello 215. Al 216 mi darà un superstite e al 217 una cassa, che comprenderà queste risorse qui che vedete sullo schermo. Che dire, vi ho spoilerato anche le risorse più avanti, però in descrizione vi lascerò un link dove potrete controllare tutte le ricompense del registro, degli accessi giornalieri, eccetera, eccetera. Nella sezione trasforma invece, raga, nella sezione trasforma, questi progetti non li tocco da quando hanno aggiunto il sistema di recombustulazione, che sarebbe quello che puoi potenziare appunto le perk delle armi. Le mie risorse: 800 flussi leggendari, 14.400 stravantaggi leggendari, 2.000 flussi epici, 700 frammenti a tempesta, quasi 3.000 fulmini in bottiglia, 300 occhi della tempesta, 2.600 gocce di pioggia e 8.000 stravantaggi epici. Il resto, raga, ve lo lascio guardare a voi, anche perché se no andrei avanti troppo nel video. E infine, raga, quando voi finirete il gioco vi troverete tutti i vostri incarichi qui completati. Io non posso fare altro che far finire il video di oggi qui, perché credo che sia durato veramente veramente tantissimo. Vi ringrazio a tutti quanti di aver guardato questo video. Vi ricordo di lasciare un bel like, perché, raga, se questo video raggiunge 500 like farò lo stesso episodio sull'account mio e di mio fratello tra un po' di tempo. Molto presto arriverà il video in cui ispeziono le vostre risorse dal sito, quindi state attenti, vi conviene farmare se non volete fare brutta figura, ovviamente scherzo. Io per oggi vi saluto, smetto di stressarvi, grazie mille come al solito di aver visionato tutto il video, noi ci vediamo domani con un nuovissimo episodio. Bella bella!